E bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi oggi parliamo di Realm Royale, parliamo di update, parliamo di aggiornamento e parliamo di nuove, tante tante nuove cose che sono arrivate con l'update sia di ieri che di oggi. È vero ragazzi, perché in 2 giorni il team di HiRed Studio ha rilasciato 2 aggiornamenti, compreso il primo pack alfa assoluto di Realm Royale. Ovviamente ragazzi, 2 parole in breve, ma lo sapete meglio di me. A Realm Royale si gioca praticamente come se fossimo su Fortnite, in modo che tutti capite com'è il discorso, solo che non esiste il craft degli oggetti, dei materiali, non esistono le costruzioni, non esiste il danno da caduta e non esistono i proiettili. Le ricariche delle armi sono illimitate. 2 le armi, 3 gli spell, 5 le classi selezionabili all'inizio di ogni partita. Andiamo a vedere ragazzi, ovviamente io vi invito sempre a seguire le mie live estive di Realm Royale, un'oretta dopo quella di Fortnite mattutina, quindi indicativamente dalle 12.30 alle 13.30/14 troverete sul canale una live per seguire Realm in diretta con tante tante altre persone. Allora ragazzi, la prima cosa che voglio farvi vedere, cioè dai, ve la voglio far vedere subito del pack ragazzi, perché è veramente veramente surgulu. Vi faccio vedere, andiamo a vedere un attimo il pack. Innanzitutto hanno aggiornato per fortuna i gradi ragazzi, come vedete, secco, prima apro, dopo l'aggiornamento finalmente non sono più bronzo 5, ero buggato, sono oro 2 ragazzi, con tutte le volte che tu ti piazzi nelle partite nei ranghi alti, lui ti dà dei punti esperienza che poi ti fanno salire di livello, quindi oro 2 per quello che riguarda la partita in singolo, bronzo 5 per le partite in duo, bronzo 5 per le partite in team, perché si può giocare sia in duo che in 4. Ma andiamo a vedere ragazzi oggi le nuove modifiche. Se noi ci spostiamo su Armory, vediamo dietro di me, aspettate che mi sposto così non vi do fastidio. Guardate ragazzi, dov'è? Di qua, non sono abituato. Ci sono nuove sezioni aggiunte nella sezione armamentario. Il primo è l'avatar. Di default abbiamo, questo è quello di default. Il secondo è la cavalcatura, quindi il cavallo di default. Hanno messo il polletto, che è quello che questo c'era già. Il polletto, quello che noi diventiamo quando veniamo killati, potremo diventare polli 3 volte e se per 30 secondi riusciamo a sfuggire agli attacchi, torneremo con il nostro personaggio e avremo tutte le armi. Hanno messo ragazzi Contrail, che penso che sia la scia, ma momentaneamente non ce ne sono ancora. Vedo che hanno resettato anche l'audio di gioco. Un momento che abbassiamo un attimino il volume di gioco, che è fortissimo, anche se è meraviglioso. Lo mettiamo a 26 così non dà fastidio. Torniamo a vedere. Questa è la scia, ancora non ce ne sono. Queste sono le emote. Questa è la prima, quella normale. Il saluto, il classico saluto. Prima non erano disponibili le emote. Abbiamo gli spray, ancora non ce ne sono. Giustamente Fortnite mi copia Realm Royale con l'ultima patch dove mette i puntatori che si vedono con tutta la scia luminosa che ha preso da Realm. Realm Royale gli copia gli spray. Ci sta, ci sta. Abbiamo il title, che penso sia lo stendardo, visto così ancora non ce ne sono, e abbiamo anche le schermate di caricamento, ancora nessuna disponibile. Quello che c'è oggi, ragazzi, però è una figata. Se andiamo nello shop, c'è il primo Alpha Limited Include Pack, ragazzi. Include questi 5 elementi, ragazzi. Il cavallo che si chiama Kaleidoscope, che è un cavallo dei pazzi che ti manda ai pazzi. Abbiamo lo spray del pulcino che dice Alpha, in poche parole. Abbiamo la skin del nostro nuovo pulcino meraviglioso con gli occhiali da sole, spettacolo. Abbiamo il primo avatar raro, che è quello che noi possiamo andare a modificare là in alto, al posto del diamante avremo questo. E abbiamo il primissimo ballo in assoluto, che è... sembra che sta per vomitare, non capisco perché è uscito.
Proprio oscilla così, non lo so, non lo so. Comunque questo è il primo pack, ragazzi, che ovviamente noi prenderemo, almeno io prenderò, perché è proprio il primo, nel senso è il primo, ci sta. Per quello che riguarda invece, ragazzi, tutto il resto, torniamo al nostro posto, torniamo. Ci sono tante tante novità anche sul punto di vista invece tecnico del gioco. Hanno migliorato la precisione degli archi e delle balestre, ragazzi. Vedremo adesso anche cambiato il mirino per queste armi. Le pistole hanno di nuovo un aggiornamento, l'avevano fatto anche nello scorso update. Sono anch'esse adesso più precise. Hanno migliorato degli aspetti grafici e visivi durante lo sparo di tutte le armi, quindi vedremo delle belle animazioni, belle nuove. Hanno migliorato poi le texture generali del gioco per renderle sia più belle che più veloci. Vi ricordo che Realm Royale è un pochettino più leggero di Fortnite, quindi vi gira abbastanza bene. Hanno aumentato la velocità dei proiettili di tutte le armi non classiche, quindi dalle rare in su, a 1500. Penso che sia metri al secondo? No, che cazzo è, un chilometro e mezzo in un secondo? Centimetri al secondo? Non lo so, a 1500 l'hanno aumentato. Tutte le armi non di classe hanno però una modifica anche per quello che riguarda il fuoco automatico, quindi i danni per secondo da 400, cioè da 500 vanno a 400 e da 90 scendono a 80 per il fucile automatico. Per il fucile a raffica, che invece è nuovo, che secondo me non è nuovo perché in realtà ce l'avevamo già, a meno che non hanno cambiato la R, in poche parole, la base del danno è 413 e invece per ogni colpo a raffica è 330, quindi se lo prendiamo con un colpo gli toglie 413, se lo prendiamo con una raffica gli toglie 330. Per la balestra, come dicevamo, hanno aumentato il danno base a 5,91, l'hanno portato e per colpo a 325 e hanno modificato anche l'Heirloom Rifle. Lo andrete a vedere, poi vi spiegherò bene in un altro video tutte le armi, ragazzi. 500 la base del danno, 300 invece per ogni singolo. Il DPS 500, in ogni colpo è 300. Hanno migliorato anche per l'Heirloom Rifle la velocità della frequenza dei colpi. È praticamente un altro fucile automatico. Modificano anche il revolver, ragazzi. Il DPS è 556 e ogni colpo toglie 500, ragazzi. Quindi GG. Hanno ridotto il secondo colpo da 1,3 secondi a 1,1 secondi. Quindi interessante. Interessante anche allo shotgun. Modifiche al fucile a pompa. Un DPS 500, il DPS 500, 500 invece anche ovviamente per ogni singolo colpo, visto che spara un colpo alla volta. Hanno ridotto il secondo colpo da 1,4 a 1,1 secondi. Slug Rifle, un'altra pistola molto interessante, hanno messo come DPS 444 e ogni colpo invece toglie 400, hanno eliminato eliminazione del danno rimosso. Questa la devo capire, credo che non faccia più male nel tempo, perché la Slug, se non ricordo male, come la Venom Pistol, doveva, mi sembra, fare dei danni nel tempo. Mi sa che li hanno tirati via, hanno tenuto solo la pistola velenosa come arma che danneggia l'avversario nel tempo. E la spada, ragazzi, la spada base, 5,56 di DPS, 500 per ogni attacco. Qualche piccola correzione anche nei bug e poi ci salutiamo, ragazzi. Hanno migliorato le animazioni dei salti, hanno migliorato i ranghi finalmente, che mostravano le icone errate, quello che vi dicevo all'inizio. Hanno corretto il bug che rimaneva bloccato su bronzo 5, il ranked. Siamo oro 2, siamo! E hanno risolto un altro bug dove non era rispettato il cooldown per montare sul cavallo. Effettivamente anche a me succedeva. Come ultimo, ragazzi, hanno migliorato il bug che sulla pistola velenosa non dava i colpi del veleno all'avversario. Beh, ragazzi, questo era il video dell'update che è uscito oggi insieme al nuovo pack per Realm Royale. Io spero che vi sia piaciuto tantissimo, ragazzi. Guardate che gli sviluppatori di iRez stanno
dietro di brutto a questo gioco. Vale la pena scaricarlo, è gratis su Steam, vale la pena giocarlo, credetemi, ve ne innamorerete. Noi ci vediamo in live, ciao!